L'impegno delle donne per la politica del nostro paese, il lavoro, la salute. Di questi e altri temi chiave per favorire la partecipazione femminile alla vita politica ed economica del Piemonte si è parlato a Palazzo Lascaris, che per un giorno si è trasformato nel Palazzo delle Elette. L'iniziativa è stata occasione di incontro tra le amministratrici pubbliche e la cittadinanza a 20 anni dalla fondazione della Consulta. La crisi economica costituisce un osservatorio di come si stanno evolvendo le disuguaglianze all'interno del mercato del lavoro e di cui sono in larga parte vittima le donne che, pur a fronte di dati confortanti dal punto di vista quantitativo della loro presenza dentro il mercato, in realtà ad un'osservazione più attenta si mostrano essere state più vulnerabili, collocate in forme occupazionali più precarie, meno qualificate. Siamo in presenza di fenomeni di over-education, abbiamo donne sempre più istruite per le quali viene invece proposto un inquadramento professionale al di sotto di quelle che sono le loro credenziali educative. Mai come in questo periodo la salute non deve essere vista come un costo ma assolutamente come un investimento. La salute delle donne in modo precipuo è quella che ci può consentire di avere un impatto anche maggiore sulla popolazione, sia nella qualità delle donne di caregiver. Purtroppo sappiamo che il peso delle famiglie sta quasi tutto sulle spalle delle donne, ma soprattutto nella loro capacità comunicativa e di trasferimento di buone pratiche e pratiche salutari ai figli e alla comunità tutta.